Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti, signori. Oggi partite importanti perché ci andremo a giocare i playoff, signori. Tutta la stagione si concentrerà in queste ultime partite, ovvero riusciremo a raggiungere la promozione e quindi a salire in League 1 o dovremo farci un'altra annata in League 2 a romperci i cosiddetti. Detto questo, signori, prima di partire col video vi ricordo di iscrivervi al canale. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie. Vi ricordo che vi devo ricordare, anzi, di seguirmi sui social, ovvero su Instagram e su Facebook. Mi trovate come Maullo941 e seguitemi perché tramite appunto i social vi informo su quando escono i video e su quando siamo in live, sia su questa che sull'altra piattaforma, quella viola. Detto questo, ringrazio i miei abbonati che come abbonati hanno avuto il privilegio, diciamo, di avere i link in descrizione dei loro canali, quindi trovate di seguito i link dei canali che sono iscritti al mio canale. Un gioco di parole, canali su canali. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo che ci aspettano delle sfide importanti e partiamo con il video. Ok, signori, allora andiamo avanti alla ricerca dei playoff, signori. Andiamo avanti e vediamo un attimino cosa succede. Abbiamo tutte giornate di riposo, non ci alleniamo più? In vista dei playoff non ci alleniamo più, ho capito. Già siamo in modalità riposo, praticamente. Giovane che vuole andare via, James Buckley. Se ne vuole andare. James Buckley, James. Ehi, James. Dove vuoi andare? Chi te la fa fare, James? Stai tanto bene qua da noi, perché te devi andare? James Buckley. Ok, sei un 73-79, 47 sei diventato un 40, eri in 45, sei diventato un 47. Non stai cambiando ruolo, perché ti vedo inequilibrato, CC. Barclay mio, mi prendo la soddisfazione di mandarti via io prima che te ne vai te. Ancora ne vuoi? Poi abbiamo, signori, abbiamo due portieri che sono due bestie, ok. Un CDC, lui sta diventando un CC. McNee ce lo teniamo, ok. Pardy, il nostro Joshua non sta cambiando ruolo ma è un CC, lo valuteremo. Mooney, il nostro Mooney sta cambiando ruolo ed è già un 50. Connor non sta cambiando ruolo ma c'è un buon potenziale, va bene. Oliver Mine, un 48, è fermo lì, buon potenziale. Barrett, il nostro Benjamin, che è diventato un EDS, ok. Cash sta cambiando ruolo ma sta per diventare un 60 piano piano, forse. Scott è già un attaccante, è salito già a 55 da 53, promette bene anche lui, promette bene. Cash fa un po', come dire, quella parola tecnico-tattica, fa un po' cagare, sì, Cash fa decisamente un po' cagare. Infatti forse converrebbe un attimino sfoltire la rosa e salutare Cash. Come saluterei anche McNee, signori. Sì. Facciamo spazio ai giovani. Ciao Cash, è stato un piacere. E leviamo anche McNee, signori. È un CDC, non ci giocheremo mai. È un 47. E sta cambiando ruolo. C'è un potenziale, può arrivare a 86. No. Ci teniamo solo quelli... Vabbè, dai. McNee gli diamo fiducia. Gli abbiamo fatto cambiare ruolo. Ce lo teniamo. E continuiamo ad andare avanti, signori. Noi stiamo facendo gli allenamenti e questa cosa non è una cosa bellissima. Oh, che paranoia. Chi è? Ugo Scott. Mamma mia. Rivolta popolare, signori. Chi è Ugo Scott? Chi cazzarola è Ugo Scott? Ah, dove stai, Scott? Ah, l'attaccante. 17 anni. Te ne vuoi andare? Mamma mia, che siete pesanti tutti quanti. Un 55. Va bene. Portiamoci a casa Scott. Che vi devo dire? 81-87. Non è che sia tutta sta gran campione. Ma portiamocelo a casa, signori. E poi vediamo. Male che vada lo vendiamo. E ci facciamo 4 leader per l'anno prossimo. Dai. Quando è la partita col Forest? Il 30. Ricordiamoci, signori, che l'ultima partita di campionato l'abbiamo giocata proprio contro il Forest e l'abbiamo persa pesantemente 3-0, se non sbaglio. O 3 o 4-0, non ricordo sinceramente. Abbiamo le due partite in rapida successione. Ok, ottimo. Signori, andiamo direttamente con i titolari a giocarci questa partita di andata dei playoff il 30 maggio 2021 contro il Forest Green. Facciamo simulazione veloce, incrociando tutto l'incrociabile. Vediamo che ci facciamo. Quanto finisce? 1-1. Ok, calma.
Calma, l'1-1 non è un ottimo risultato, signori, perché loro comunque hanno fatto il gol fuori casa. Ha segnato Keenan e l'hanno andato in vantaggio noi con Keenan al 75esimo, hanno pareggiato loro con Collins, e va bene. È uscito Stockton, è entrato uno molto arrabbiato, va bene. Dettagli, 1-1, va bene, signori, ce lo teniamo buono. Ce lo teniamo buono. Vediamo cosa farecciamo al ritorno. 1-1-1-1-1 non è bellissimo il risultato, però signori dai, bisogna lottare giocatori scadenza. Chi è che è scadenza? Giocatori scadenza. Percival, ma Percival non l'avevo rinnovato il contratto. Dove sta Percival? Percival. Se non sbaglio non lo vuole rinnovare il contratto. Delega al rinnovo. Quanto prende lui? Scusatemi, lui prende 1,7. 34 anni, ti potrei mandare anche a casa. No, stipendi a partire da... Sì, da 3, da 1 e 5, lo caliamo un poco. Da 1 e 5, non salire oltre. Non, no, non rinnova nemmeno per un anno. Va bene, te ne vai, Percival, è stato un piacere. No, no, non ho tempo da perdere con te. Suggerimento per la scelta allenatore. Saluteremo Percival, praticamente dovremmo cercare un nuovo difensore centrale, ma questo lo imposteremo con la nuova stagione. Abbiamo gli osservatori che ci hanno portato chi? Allora, Innocent Young, 62-80, attaccante destro, non ci serve. Mi dispiace Innocent, però ha il suo perché Innocent Young. Innocent Young ha il suo perché. Ma ha un potenziale di 80. Va, lasciamolo lì, continuiamo a seguirlo. Serge Aka, e Aka non ci stai più. Ismael Cissé, e manco Ismael Cissé è interessante. Didier Dion, inguardabile anche. Perché mi portano tutti questi capigliatori strani? Dico, me ne portassero uno che sa giocare a calcio, sarebbe tanta roba, sarebbe più gradito praticamente. Kilpatrick ci ha portato Saie. No, Saie buon potenziale, ma ci abbiamo già portieri messi dentro. Somané 59-83. No, signori, dobbiamo prenderli massimo che almeno devono avere 90 di potenziale. Mbara no. Sissoko, complimenti per la capigliatura, per il parrucchiere no. Fatih no. E Silla no, 89 no. C'hanno un buon potenziale, c'hanno un buon prezzo, ma potenziali troppo bassi, signori. Considerate che poi scenderanno, quindi non è fattibile. Signori, ce la giochiamo con i panchinari. Sì, con i panchinari, che cazzo lo so dire. Ce la giochiamo con i titolari, signori, anche se sono un poco stanchi, ma preferisco giocarla con loro che mi danno più sicurezza. Scendiamo in campo, signori, facciamo simulazione veloce, sperando che vada bene. Incrociamo l'incrociabile e che ci famo? Vinciamo 2-0, signori! Bella così! Gol di Stockton e Aladino! Bella! Buono così, porca miseria. Gol di Stockton e Aladino. Sono entrati Aladino e Pringles per Sullivan e Lee Smith. Grande signori, andiamo avanti, andiamo avanti. Tanta roba, tanta roba, tanta roba. Dai Gamberetti che credo in voi, dai Gamberetti che credo in voi. Ora abbiamo la finale dei playoff di promozione contro il Bradford. Signori, ce l'andiamo a giocare subito, ce l'andiamo a giocare senza dubbio, senza indugio. Abbiamo un allenamento prima della finale. Famo così. Sì, titolari tutte A. Dai ragazzi, dai ragazzi. Crediamoci che andiamo in League One. Ce ne andiamo in League One. In League One. Ce ne andiamo. È finale, partita secca. Non c'è né andata né ritorno, signori. Contro il Bradford. La squadra è un poco stanca. La potremmo giocare noi, signori. E fare l'eccezione di giocarci la finale. Però no, no. Non voglio dare fiducia ai miei giocatori. Poi se andremo più avanti, magari le partite quelle più importanti dei prossimi playoff o di qualche coppa particolare, qualche finale, ce la potremmo giocare. O se no, no, signori. Facciamo così. Per questo video mi fermo qui. Per questo video mi fermo qui. Prossimo video che uscirà sui gamberetti ci giocheremo. Sarà la prima volta che noi giocheremo ufficialmente con i gamberetti. Faremo una mala figura terribile. Ci giocheremo la finale, signori. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo nel prossimo video in cui ci giocheremo la finale per andare in League One contro il Bradford, signori. Detto questo, una buona giornata a tutti. Ci vediamo sempre qua. Bella raga, ciao.